Bella regà, qua è Savix che vi parla e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi faremo l'outfit ragazzi del completo della Nose. Lo sto riportando, ho riportato anche Rebreather perché è tanto che non porto queste cose. Ci sono giocatori nuovi, siccome siamo anche su Next Gen, magari può essere utile. Quindi dovete prepararvi il colpo al casino nella maniera imbroglio ragazzi. E una volta che avete fatto ciò dovete andare a sbloccare queste cose qua. Il completo della Bugstar, se volete fare il Rebreather giallo vi lascio in descrizione il video. Oppure se volete fare il completo della Nose dovete selezionarvi questa missione e sbloccherete la possibilità di usare il completo della Nose alla fine del colpo. Poi raga, un consiglio mio: prendete le tessere che le prendete da qua switchando una volta a destra e comprerete quelle di livello 2, così non dovete hackerare e non fate lo stesso errore che ho fatto io, che mi sono sussato gli hackeraggi. Quindi ragazzi, da qua in poi non dovete fare altro che farvi il colpo finché non arrivate a recuperare i completi della Nose per uscire senza farvi vedere, perché l'imbroglio ragazzi va fatto stealth. Mi raccomando ragazzi, in questa schermata mettete Nose come completo di uscita, se no non lo prendete, è fondamentale raga. Quindi da adesso in poi vi velocizzerò ragazzi il video. Vi guardate il video velocizzato, così vedete anche i passaggi di dove passare, come passare per fare lo stealth. Dopodiché vi spiego come salvarlo. Eccoci qua ragazzi, finalmente arrivati. A sto punto semplicemente ci indossiamo il completo ragazzi. Il primo porterà il caschetto e il terzo porterà il caschetto. Il secondo e il quarto raga saranno senza caschetto, quindi decidete voi.
Comunque sia, vale la stessa cosa del rebreather, ragazzi. Dovete switchare per 30 secondi, dopodiché aprite il menu PS o Xbox e aspettate che vi caccia fuori per inattività. E bisogna farlo sempre uno alla volta, ragazzi. Quindi dovete farvi il colpo, una persona farà il glitch per prendere il completo e poi rifate il colpo se volete farlo in più persone, ragazzi. Vi ricordo che va fatto uno alla volta. Lo fate in due, uno dei due non prenderà l'outfit. Potrebbe succedere anche che non lo prende nessuno. A questo punto, ragazzi, una volta che ci darà l'allerta, accettiamo l'allerta e ci spawnerà direttamente online. Una volta che siamo online avremo preso il completo della nose. Ragazzi, ho scoperto una cosa assurda, infatti ci farò uno short, chi vedrà il video, questo video qua, lo saprà già, chi invece non vedrà questo video lo vedrà tramite lo short. Sono andato a salvarmi questo completo, che adesso vi faccio vedere appena spawno. E quando sono andato a salvarmi questo completo, regà, ho scritto la parola nose, quindi N-O-O, ok? Proprio uguale a come deve essere, S-E. E a questo punto, raga, non mi faceva salvare l'outfit. Ho detto, boh, ci sarà buggato. Ultimamente, da quando è uscito DLC, è un disastro. E invece no, raga, se voi provate a scrivere nose su un outfit e lo salvate e insistete, alla terza o quarta volta vi caccia fuori dall'online. Vi butta in storia, vi fa uscire dall'online. È una cosa assurda, ragazzi. Infatti guardate, questo è il messaggio che mi è uscito, ragazzi, che dice: attenzione, è impossibile collegarsi ai servizi di Rockstar, controlla la tua connessione di rete o vai sul sito di sto cazzo. Per sapere la Madonna e tutti i santi in colonna, l'introduzione del servizio riprova più tardi, ragazzi. Io sono rimasto allibito, cioè non è che ti dice no, non puoi salvare, ti butta fuori. Comunque, ragazzi, avrete capito che a sto punto abbiamo preso il completo, l'abbiamo salvato, lo salviamo dove vogliamo. Ora vi ho voluto far vedere questa cazzata per farci due risate. E niente, ragazzi, io spero che il mio video vi piaccia. Lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete, attivate le campanelline, mettete le notifiche su tutti. E alla prossima. Sbada bam.